Grazie Presidente, Ministro, colleghi. Non entrerò nel merito del provvedimento. La mia vuole essere più una dichiarazione di principio. La Lega voterà a favore di questo provvedimento perché ne riconosce la necessità e l'urgenza, data la situazione di gravità in cui versa la sanità della Regione Calabria. Le risultanze della Commissione d'inchiesta sul Servizio Sanitario Nazionale del 2006, che hanno determinato il commissariamento della sanità calabrese negli ultimi 10 anni, sono ancora oggi presenti. Un cittadino su 6 che si rivolge ad altre regioni per avere cure anche su patologie molto semplici, con strutture fatiscenti, attrezzature non adeguate, amministrazioni che pagano fatture dopo anche 2 anni e mezzo o peggio liquidano fatture già pagate, mancati controlli e troppe prestazioni affidate alla sanità privata che qui spesso invece di essere soltanto ad adiuvandum della sanità pubblica è diventata preponderante, snaturando di fatto i principi su cui si fonda il nostro sistema sanitario di universalità, gratuità e di uguaglianza nell'accesso alle cure da parte dei cittadini. Nella trattazione del provvedimento in esame ci sono evidentemente delle ragioni di necessità e di urgenza che portano all'approvazione dello stesso, oltre al fatto che il commissariamento è previsto per un periodo breve. Queste sono sostanzialmente le motivazioni per cui, come gruppo, riteniamo che questo provvedimento sia da votare: la brevità, la necessità e l'urgenza. Dico questo perché per il nostro gruppo questo provvedimento rappresenta un approccio di eccezionalità, essendo contrari ai principi con cui sono gestite le regioni che si contraddistinguono nello scenario nazionale per la qualità della sanità. Sarà necessario apportare apposite correzioni normative in termini di sistema nazionale al fine di individuare regole di ingaggio dei commissari straordinari, dei direttori generali, l'individuazione di percorsi specialistici multidisciplinari per le specializzazioni mediche, nuove regole di ingaggio per gli erogatori private basate su rating prestazionali e relativi controlli. Ci auguriamo che presto anche la Calabria e i calabresi possano rientrare in una situazione di normalità, anche se per ottenere questo risultato occorre che ci sia una netta sferzata che coinvolga tutta la società calabrese, anche quella incolpevole di questa situazione. Auspichiamo che i cittadini per primi abbandonino lo spirito di rassegnazione che spesso si avverte nella loro voce andando a visitare le strutture regionali. Dispiace constatare che la loro delusione ed abitudine a non credere in una sanità che pagano come tutti. Devono invece esigere che i propri rappresentanti legittimamente eletti governino non solo la sanità, ma in generale i territori in termini di efficacia ed efficienza per la fiducia che hanno conferito loro con il voto. L'autonomia regionale, che tanto auspichiamo, va proprio nella direzione di una responsabilizzazione della gestione delle risorse assegnate, attraverso anche concreti percorsi di riqualificazione della spesa sanitaria, al fine di creare le condizioni di sostenibilità strutturale in chiave universalistica del sistema sanitario nazionale. Tutto ciò detto, annuncio a nome del gruppo Lega Salvini Premier Partito Sardo d'Azione il nostro voto favorevole. Grazie. Grazie.